all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura. La prossima volta, se si permette a venire con la nave per una questione sanitaria sbagliata, blocchiamo Taranto. Io dietro di me 100 famiglie. Non sono solo. Non sono solo. Se dobbiamo fare la guerra, la facciamo. Si è proceduto a rimuovere i filari di cozze, sostanzialmente prive di qualsiasi titolo per poter essere coltivate e allevate. E chiese al vecchio dammi il pane. Il 18 ottobre scorso, nel corso dell'operazione Oro di Taranto, la Guardia Costiera ha sequestrato per motivi di rischio sanitario 22 tonnellate di cozze nel primo seno del Mar Piccolo, lo specchio di mare più vicino allo stabilimento dell'ex Ilva. Il vino spezzo il pane per chi diceva o sete o fame. Da lui hanno sequestrato? Sì. 5.000 euro di prodotto. Quante tonnellate? All'incirca un 100-150 quintali. E perché gliel'hanno sequestrato? Perché secondo loro stavamo abusivi, perché l'impianto si era spostato tramite per le correnti marine. Ah, le correnti hanno spostato l'impianto, lei dice, e per questo sì, le hanno detto sì, che c'aveva un tot di prodotto abusivo. Sì. Il dato di fatto è che diossina qua nel primo seno c'è, questo è abbastanza sconvolto. Ma noi nell'aria ce ne abbiamo di più di dentro al mare, forse non l'abbiamo capito. Però ci mangiamo le cose. Perché la diossina a noi? Ma sì, l'abbiamo inquinato noi il mare, che andassero a rompere i coglioni a chi... Però a il vostro prodotto va nei ristoranti, va nelle tavole, no, lo mangiamo tutti. Si parla tanto di posti di lavoro persi nell'Ilva, ma qui si sono persi dal 2011 ad oggi, si sono persi 1.000 posti di lavoro. Ma all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Guarda quel fumo nero, guarda. Non sappiamo quando i bambini stanno ammazzando. Non sappiamo quando donne stanno ammazzando. Io a me mi dà piangere, scusate, mi devo chiamare male, ti scusate. Lo Stato investirà più di 1 miliardo di euro per controllare l'ex Ilva, oggi Acciaierie d'Italia. Lo scopo, dice il ministro Giorgetti, è rendere la produzione di acciaio sostenibile dal punto di vista ambientale. Sono tornato da azionista qui perché a questo punto lo Stato è di nuovo, diciamo, parte del sistema. Se lo Stato decide di fare degli investimenti pubblici con soldi pubblici importanti per assecondare la trasformazione ambientale, esige che questo progetto, che questo tipo di investimento debba essere in qualche modo condiviso in modo serio e documentato da chi in qualche modo vuole fare questo passaggio assieme. Mi sembra che a Taranto questo si cominci a vedere in modo concreto. Questi sono tutti i video che ti arrivano da dentro la fabbrica, da operai. Fabbrica, sì. Okay. Maggio del 2021, eccoli qua, gli operai come li condanniamo. A prendere materiale a 40 metri d'altezza, sotto i nastri, i trasportatori. Il materiale cotto che naturalmente è nocivo, contiene già idrocarburi e metalli. Adesso gli operai stanno lavorando in queste condizioni, è recente questo video? Questo è di giugno, guardate in che condizioni hanno lavorato per fare il rifacimento dell'alto forno 2, con delle pale meccaniche che operano vicino agli operai, quindi qui siamo nella pancia dell'alto forno, dai metalli ai idrocarburi, è tutta roba assolutamente tossica. Guardate cosa succede con un operaio a un metro dal trattamento che si fa in siliera, dove si buttano degli additivi. Questi sono fumi altamente cancerogeni. Qui si muore. E questo è l'impianto, non si vede un palmo di naso. Il materiale tossico? Sicuramente tossico, su questo non c'è dubbio, perché nell'agglomerato si crea la diossina. Ecco la copertura completamente aperta del capannone, non c'è nessuna captazione da nessuna parte. Tutti questi fumi dovrebbero assolutamente essere tutti convogliati, tutti. E questo è il vapore della loppa.
I fumi della loppa sono altamente nocivi perché contengono ossido di zolfo e idrogeno solforato. L'idrogeno solforato si muore. Questo è tutto benzopirene. Inalare questi fumi significa prendere il cancro. E qui guardiamo questo camion che è sotto qui, questa cokeria, dove ora arriva una pala meccanica che prende il materiale da terra e lo butta nel camion. L'anno scorso ci sono stati casi di camion incendiati perché naturalmente il cotto arriva in alcune parti sensibili del camion e prende fuoco. Mamma mia. Questo è tutto a cielo aperto. Tutti i fumi sono totalmente a cielo aperto. Insomma, uno pensa che siano immagini tratte dall'archivio dell'ex Ilva, in realtà sono state girate pochi mesi fa all'interno degli stabilimenti. 47 imputati condannati in primo grado a 300 anni di carcere dalla Corte d'Assise. L'accusa è disastro ambientale, ma è la condanna soprattutto di un intero sistema, dei manager che gestivano le acciaierie, del sistema clientelare e politico che ruotava intorno a loro, del sistema di controlli sanitari e ambientali. Ecco, ma a distanza di 10 anni dalla gestione Riva, abbiamo imparato qualcosa da quell'esperienza dove il ricatto sottinteso era miseria o malattia? Negli ultimi 10 anni si sono susseguiti per 5 anni i commissari. Prima Enrico Bondi, Enrico Laghi, Piero Gnudi, Carrubba. E poi nel 2017 è entrata ArcelorMittal, base in Lussemburgo, testa invece ad un ricchissimo imprenditore indiano, Lakshmi Mittal, il quale si aggiudica la gara, vince contro i competitor di allora che erano altri indiani, quelli di Jindal, in cordata con Arvedi del vecchio Cassa Depositi e Prestiti. Ora ArcelorMittal si aggiudica la gara perché, oltre al prezzo, scommette e investe sul risanamento ambientale, sulla sostenibilità ambientale. Poi, dopo qualche anno, comincia a stentare, minaccia di rinunciare e così ad aprile del 2021 entra lo Stato investendo circa 300-400 milioni di euro, acquisisce il 38% delle azioni, ma in assemblea al 50% dei voti. Ora vuole aumentare, vuole arrivare al 60% e vuole investire altri 680 milioni di euro. Ecco, praticamente vuole nazionalizzare l'Ilva. È una grande scommessa, quella della settima potenza industriale al mondo, quella dell'acciaieria, la seconda in Europa per produzione. Però bisognerà superare il ricatto, quella della miseria o della malattia. La scommessa è aperta, tutto sta a riuscirci. Il nostro Luca Bertazzoni. Dell'Ilva, qua ti vengono qua più rose di Milva e dopo somiglia alla pimpa. Nella zona spacciano la moria più buona, c'è chi ha fumato i veleni dell'Eni, chi ha lavorato ed è andato in coma. Prima che ci vedi, guarda. È incredibile. Guardate che cosa cacchio combinano questi qui col minerale. Questo è carbone. E quello esce? Quello purtroppo esce. Questa è la famosa benna ecologica, l'unica disponibile qui nel porto di Taranto per lo scarico, ma la stanno usando malissimo. Non dovrebbero perdere tutto quel minerale? Assolutamente. Quel minerale ora con il vento va a mare e va sulla banchina, quindi è un rischio sanitario anche per chi ci sta lavorando. Lì vedete il nastro trasportatore che poi porta il minerale dentro la fabbrica. Cioè, in quel nastro lì in fondo va direttamente dentro l'Acciaieria d'Italia, ok? Sì, sì. Guarda tutto il minerale dove se ne va. A Taranto il ciclo di lavorazione dell'acciaio inizia dal porto. Qui, solo per Acciaierie d'Italia, ci sono 4 banchine di attracco. Ogni anno navi come questa arrivano con milioni di tonnellate di carbon fossile e minerale di ferro. Dal porto vengono poi trasportate nello stabilimento ex Ilva, ora Acciaierie d'Italia. Questi minerali sono tossici. Di sicuro non possono assolutamente andare a mare. Questi fondali sono pieni di minerali di carbone e di ferro. Il sistema Benna non può essere utilizzato. È fuori legge. Ah, cazzo, come si vede di qua. Vieni a ballare
A separare l'acciaieria più grande d'Europa dalla città di Taranto ci sono le cosiddette collinette ecologiche, costruite lungo il perimetro della fabbrica per contenere la diffusione delle polveri minerali. Ma di ecologico hanno solo il nome. Nel 2019 la procura di Taranto sequestra questi 9 ettari definendoli un'enorme discarica abusiva di rifiuti industriali. Hanno trovato diossine, furani, policloro, bifenili e vari idrocarburi, però non hanno mai bonificato. Mai bonificato. Secondo loro contengono la diossina con la fibra di cocco. Con questo un prato? Con questo. Con una tela. Questa è la scuola. Non ci credo. Lì c'è la scuola. Lì sotto c'è il veleno, a pochissimi metri dalle scuole, dai bambini e dalle abitazioni civili. Il 10 maggio scorso Scientific Reports della rivista Nature ha pubblicato uno studio del professor Roberto Lucchini che mette in relazione l'esposizione a mix di metalli come piombo e arsenico e lo sviluppo cognitivo dei bambini. Stiamo parlando di sviluppo delle funzioni nervose, quindi cose molto importanti. In realtà possono andare nell'autismo, possono andare nel deficit intellettivo. Voi avete diviso i bambini in 3 fasce, no? Quelli più vicini all'ILVA, quelli a una distanza media e infine quelli più lontani. Quali sono le differenze? La cosa che ci ha colpiti è stata vedere una differenza di 10 punti di quoziente intellettivo, insomma, tra le aree più lontane e quelle più vicine. Questo è un grosso, è una grossa differenza. Voi avete iniziato nel 2012, dopodiché siete ritornati nel 2019. In questi anni cosa è cambiato? Beh, abbiamo notato che quella differenza tra 10 punti di quoziente intellettivo tra una e l'altra in realtà poi si era, diciamo così, un po' aumentata. Di quanto, professore? Un paio di punti in più, e quindi ci ha preoccupato questa cosa. Detta molto brutalmente, un bambino che nasce e cresce a tamburi ha sostanzialmente un quoziente intellettivo di 12 punti più basso rispetto a un suo coetaneo, sì, che vive in, certo, un quartiere accanto. Sì. 300 milioni di euro spesi per la copertura dei parchi minerali dell'ex Silva non hanno cambiato la vita ai 18.000 abitanti del quartiere Tamburi, il più vicino allo stabilimento. Ma è una bella casa. Noi ce l'abbiamo in vendita questa casa perché me ne voglio scappare. Da 3 anni 60.000 euro non viene né su, no. 60.000 euro quanti metri sono? 152 commerciali. Con i balconi. E a 60.000 euro non la compra nessuno? Noi ci siamo costituiti parte civile nel processo ambiente svenduto. Cosa vi ha riconosciuto il tribunale? Che questa casa è stata deprezzata. Certo, un danno di 42.000 euro rispetto alla media degli altri immobili. Dall'altra parte ci abbiamo la vista panoramica sull'Ilva. Guarda un po'. Che mostri. Ci hanno tolto anche l'aria. Tenga presente che nella sua famiglia è di tumore, ne sono morti 15. Tutti qua nel quartiere Tamburi sono? Sì. Tutti i miei zii, i miei genitori, i miei fratelli, i miei cugini. Tumori di tutti i tipi, cervello, polmone, fegato, pancreas, colon, quanti ne vuole. Ormai è una vita che sto qua, conosco tutti gli odori. Riesce a riconoscere, sì, se è roba, no, che arriva da... Quando arriva di là e quando arriva di là. Ma lei pulisce ogni giorno? Stamattina ho pulito. Abbiamo fatto da poco la ristrutturazione delle facciate. Guardi qui cosa succede. Il minerale se si lo mangia. Lei vince questo processo che arriva fino al 2012. Sì. Siamo nel 2021. Non è cambiato praticamente nulla. E lei sempre nulla. Questa roba c'ha? Sì. Assolutamente nulla. Anche in Germania lo Stato è intervenuto economicamente nell'industria dell'acciaio. Oggi questa ex acciaieria di Duisburg si presenta così. I suoi giacimenti di ferro e di carbone, la Ruhr è stata per secoli il più grande polo siderurgico d'Europa. Ma con la crisi dell'acciaio degli anni Ottanta, la Germania ha avviato un percorso di riconversione e questa regione, da una delle più inquinate del mondo, è ora il polmone verde del paese. I 200 ettari di superficie sono diventati il Landschaftspark, il parco del paesaggio. Perfetto ballare in quella che era una grandissima acciaieria. È fantastico che la Ruhr sia diventato un posto dove le persone si incontrano. Era una vecchia zona industriale e ora fa parte della nostra cultura. È il miglior festival di sempre. Tre giorni, tre palchi e 30 band musicali.
Questo è lo slogan del festival Traumzeit, letteralmente il tempo del sogno, che si è svolto a inizio ottobre a Landschaftspark. In questo parco alle mie spalle qualche anno fa c'è stato un grandissimo concerto dei Red Hot Chili Peppers. C'erano 25.000 persone. Quante persone ci lavoravano qui? Qui erano impiegati 1.200 operai, ma se consideriamo i lavoratori dell'indotto arriviamo a più di 4.000 persone. E che investimento è stato fatto per riqualificare tutta questa struttura? Questa riqualificazione è partita grazie a 80 milioni di euro versati dalla Germania e dall'Unione Europea, ma ogni anno la regione spende 6 milioni in lavori di manutenzione che sono obbligatori per legge. In questo filmato potete vedere come si lavorava qui dentro negli anni 50. Qui sopra passavano i carrelli che trasportavano il materiale dal deposito all'alto forno. Stiamo camminando in quello che era uno dei posti più inquinati della Germania. Ora la natura e gli animali ne hanno ripreso il possesso. Il giornale inglese Guardian l'ha definito uno dei più bei parchi del mondo. E quanti visitatori vengono ogni anno qui? Più di 1 milione di persone. Vengono anche dall'Asia e dal Sud America per vedere le meraviglie di questo parco. Abbiamo deciso di trasformare questo deposito in uno spazio per l'alpinismo. D'estate vengono gli studenti a fare lezione di climbing. E questo è il gasometro, il più grande del nord Europa. Ora viene utilizzato come scuola di immersione. La vasca è profonda 12 metri e mezzo e in fondo abbiamo messo i relitti di una nave e di un aereo per le esercitazioni. Non è solo il polo siderurgico dell'Landschaftspark ad essere stato riconvertito, ma tante strutture della Ruhr si sono trasformate nel tempo. Qui siamo ad Essen, dove una volta c'era la più grande miniera di carbone d'Europa. Questo modello si mostra tutto il complesso industriale delle miniere dello zolfero. Noi ci troviamo qui. Questa coccheria era all'epoca la più grande coccheria del mondo. Nell'opera di riqualificazione di Zollverein si è deciso di preservare le strutture esistenti per mantenere vivo il ricordo del periodo industriale della Ruhr. Tutti i locali dell'ex miniera di Essen sono stati allestiti per mostrare ai visitatori come funzionava la miniera. Ci sono esposizioni, musei, bar e spazi per gli studenti. Dal 2001 questo sito è patrimonio dell'UNESCO e ospita ogni anno milioni di turisti. Quanto è costato questo processo di trasformazione e chi ci ha messo i soldi? Il progetto è stato finanziato con 500 milioni di euro di soldi pubblici e poi si sono aggiunti investitori privati che hanno costruito negozi, alberghi, atelier di moda. Questo ha portato a un incremento dell'occupazione. Nel momento in cui si chiude una miniera si perdono tanti posti di lavoro, ma è importante far capire alle persone che una chiusura non è mai una sconfitta, ma deve essere un punto di rinascita per creare lavoro, cultura ed economia. Hanno trasformato la regione più inquinata d'Europa in una risorsa. Nella Ruhr si produceva acciaio, si estraeva carbone, ci hanno messo 20 anni, ma hanno fatto un progetto serio e con i soldi anche della Unione Europea hanno trasformato quello che era un luogo, oltre che di lavoro, anche di morte, in un parco divertimenti. Ecco, ora la gente va là, balla, si diverte, la natura si è riappropriata dei posti. Ecco, certo, gli è venuto facile perché nella Ruhr ci sono 18 milioni di abitanti e che producono un PIL di circa 39 mila euro a testa. Mentre in Puglia, quindi hanno un reddito più alto, mentre in Puglia gli abitanti sono 4 milioni e hanno reddito, ovviamente, producono meno PIL, quasi la metà, e hanno meno reddito. Lì avrebbero i soldi per andare a investire nel parco divertimenti, però insomma, intanto bisogna considerare che la Germania è rimasta la produttrice in Europa numero uno per quello che riguarda l'acciaio, ma è oltre. ThyssenKrupp l'anno scorso ha inaugurato il primo stabilimento, la prima acciaieria ad idrogeno, dunque a basso impatto ambientale. È impietoso il paragone con Taranto, dove ancora abbiamo da bonificare le collinette ecologiche. Ed ecologico hanno solamente l'aggettivo perché sotto dei teli di noce di cocco sono stati ancora conservati i veleni, la diossina, nonostante siano vicini ad una scuola. Ora però lo scenario potrebbe cambiare perché nel CDA
dell'ex Ilva c'è l'ingegner Mappelli, un esperto che insegna tecnologie in tutto il mondo, soprattutto tecnologie che riguardano le acciaierie a basso impatto. Anche Giorgetti, il ministro dello sviluppo economico, ha annunciato che utilizzerà i fondi del PNRR, circa 1,5 miliardi di euro per la riconversione a idrogeno. Ma ci vorranno 10 anni, 20 anni, fino allora. Cosa sarà della città di Taranto? Questa è la masseria dei fratelli Fornaro, che è una delle poche che è rimasta su. Abbiamo aperto un maneggio, facciamo la semina della canapa e quindi facciamo scuole guidazione, masseria didattica. La masseria Carmine, costruita a fine 800 dalla famiglia Fornaro, nel 2008 diventa il luogo simbolo dell'inquinamento. Per la contaminazione di terreni e di conseguenza degli animali che vi pascolavano, vengono abbattuti 600 capi di bestiame. Nella loro carne e nel loro latte i valori di diossina sono 50 volte oltre i limiti di legge. Così stiamo risolvendo il problema di Taranto, ammazzando le pecore. Oggi vanno al macello le pecore, ma anche i cittadini di Taranto stanno andando al macello. Se fanno le analisi ai cittadini di Taranto, troveranno la diossina nel loro sangue, ma abbattiamo anche i cittadini. Se pensavano di risolvere il problema togliendo gli elementi contaminati, in questo caso le pecore e le capre, beh, allora togliete pure i cittadini di Taranto, perché pure noi siamo contaminati, voglio dire. No, non... Beh, hai pure avuto problemi. Io a 30 anni mi hanno tolto un rene per un tumore. Un mese dopo di me si ammala mia madre, lei ha avuto la sfortuna di non essere qui a raccontarlo. Nel 2018 ArcelorMittal subentra all'amministrazione straordinaria di Ilva e il manager Matteo Gell annuncia il rilancio delle acciaierie e investimenti per migliorare le condizioni dell'ambiente e della salute. Il nostro progetto su Ilva prevede investimenti per 1,15 miliardi di euro per l'ambiente e per raggiungere i più alti standard ambientali in Europa. Miglioreremo tutti gli aspetti in tema ambientale, l'aria, l'acqua e il suolo. Nel 2019 hanno trovato qui un valore di diossina di 7 picogrammi. Nel 2008, cioè quando vi hanno ucciso gli animali, era di 8. Eh sì. Abbiamo risolto finalmente il problema Ilva, non si inquina più, è tutto a posto, un futuro diverso per la città di Taranto, poi fanno le analisi e trovano quei dati, quindi dove sta la differenza? Lo Stato italiano non ha capito e non vuole capire, se non rinuovi la fonte inquinata, il problema non lo risolvi. Le vittime che smettono di lavorare e i carnefici che continuano impunemente, perché è uno stabilimento sotto sequestro che continua a lavorare. Se la pizzeria di sotto casa mi inquina con il forno a legna, quella pizzeria l'avrebbero già chiusa. 23 anni fa io ero soddisfatto, ero contento di entrare a far parte della più grossa fabbrica d'Europa, no? Adesso ci si ripresenta il conto. Ed è un conto salatissimo da pagare. Cosa è successo a Jacopo? Il 3 settembre 2019 abbiamo scoperto che Jacopo si è ammalato di leucemia linfoblastica acuta di tipo B, un tumore nel sangue. Vedere un figlio, un bambino così piccolo, con questo catetere impiantato in petto, le chemioterapie e quant'altro, è stata dura. Uno Stato civile non può permettersi di contrapporre il diritto alla salute e il diritto al lavoro, ed è un conflitto che divora l'anima soprattutto degli operai della ex Ilva e operai come me che devono andare a lavorare per andare avanti. E come ci vai tu a lavorare? La paura, cioè, ti svegli la mattina e ce l'hai addosso, ti vai a coricare e continua a stare addosso la paura. Quella non se ne andrà mai più. Mai più. Anche Jacopo stesso, che adesso ha 4 anni, cioè, che futuro può avere qui? Se dovessi pensare anche ad avere un altro figlio, cioè, io direi no, perché comunque sarei egoista a farlo. Il Santissima Annunziata è l'ospedale dove i bambini di Taranto vanno a curarsi. In prima linea c'è il dottor Valerio Cecinati, primario del reparto di oncologia pediatrica. È diventato grande veramente.
Respira forte. Respira forte, tesoro. Vai. Bravo. Bravo. Ancora, dai. Lui ha terminato la terapia a maggio di quest'anno, quindi sono passati praticamente 3 mesi e adesso la situazione, insomma, lo vedete, insomma, sta andando sta tutto bene. Quindi questo è un controllo, diciamo, che dovrà questo fare per i prossimi... Sì, loro fanno dei controlli anche per 10 anni. Buongiorno, lui è un nostro paziente. Quanto ha? Quanti anni hai? I numeri dicono che c'è un aumento rispetto alla media regionale di tumori infantili di circa il 30%. Se lasciamo i bambini passiamo agli adulti? E gli adulti arriviamo anche in alcuni tipi di neoplasie anche oltre il 50%. Quindi questo vuol dire che chi nasce a Taranto ha più probabilità, un più 30 o un più 60 negli adulti, di ammalarsi di tumore. Sì, lo studio Sentieri l'ha comunque dimostrato che l'aumento dell'incidenza di alcune patologie sono connesse sicuramente all'inquinamento. A controllare le emissioni di sostanze inquinanti dello stabilimento ex Ilva ci sono ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, e ARPA Puglia, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Dai dati raccolti negli ultimi anni sono pochi gli sforamenti registrati. Barbara Valenzano è stata direttrice del Dipartimento Ambiente della Regione Puglia ed è tuttora custode giudiziario dello stabilimento Ilva. Si fanno questi controlli o no? Bisogna chiederli, per quello che ti posso dire. Per quello dire che sei te, che, come no, dire? No, non li ho visti. E quanto sei stata lì? 6 anni. Io sto parlando di una persona che è stata direttore del Dipartimento Ambiente della Regione Puglia, che mi dice che in 6 anni bene o male non ha visto niente a livello non di controllo. Non è che non ho visto. Ha visto poco. C'è poco rispetto a quello che avrebbe dovuto esserci. Il modo è migliore per dire che non hai superamenti e non fare il controllo. È però grave questa cosa. È gravissimo. Sì. E che i controlli continuano a essere inadeguati lo conferma chi è stato all'interno del laboratorio ambientale dell'acciaieria. Lei ha lavorato prima per Ilva e poi per ArcelorMittal. Sì, sono stato lì dentro 7 anni. Negli ultimi 2 ero responsabile del laboratorio che si occupava dell'analisi di monitoraggio ambientale. A livello di controlli ambientali è cambiato qualcosa con la nuova proprietà rispetto alla gestione precedente dei Riva? Non è cambiato assolutamente nulla. Basta pensare che le persone addette ai controlli sono sempre le stesse e sono quelle che falsificavano i dati anni fa. Come funziona il sistema dei controlli? Quelli dell'ARPA sono affidati a centraline che monitorano la qualità dell'aria, ma servono assolutamente a nulla. Si tratta di centraline che misurano l'inquinamento da traffico. Io non posso andare a cercare un inquinante industriale se ho un sensore da traffico. E loro in base a quel dato dicono che va tutto bene? Con una centralina al traffico? Stai sintetizzando molto, però praticamente è così. La critica che vi fanno è che misurare l'inquinamento dell'Ilva con la centralina al traffico farebbe un po' ridere, no? Ma infatti non è così. Infatti non è così. Però ce ne avete 3 da traffico. Su 6. Ci abbiamo anche da traffico. Su 6, sono quelle stesse, e 3. Certo. Il 4 luglio del 2020 una tromba d'aria si abbatte su Taranto, spingendo in città i fumi dell'Ilva. Questo è uno dei pochi casi in cui anche le centraline dell'ARPA segnalano uno sforamento dei limiti di inquinamento. Deve succedere un evento così catastrofico per sforare? Ma noi non l'abbiamo registrato solo in quel caso, ci sono anche altri casi. Per esempio abbiamo registrato adesso dall'ultimo anno un aumento del benzene. Purtroppo, tra virgolette, le norme prevedono che i limiti del benzene vanno una media annuale e quindi bisogna verificare che certi superamenti abbiano il supero in quella media annuale. È però una fregatura questo regolamento, detto molto brutalmente, no? Tutte queste regole in deroga non valgono per gli altri imprenditori che lavorano. Per Ilva vale una sorta di deroga speciale per con la quale tutti evidentemente dobbiamo fare i conti. Acciaieria d'Italia pubblicizza su Twitter che per quello che riguarda il 2020 i dati certificati dalle agenzie ambientali, ARPA e ISPRA eccetera, sono nella norma. Benissimo, una bella notizia in mancanza di prove contrarie. Ma chi dovrebbe fornirle le prove contrarie? Intanto promettiamo che Ilva, ex Ilva, può inquinare oltre i limiti consentiti per 35 giorni l'anno, va in deroga. Ma chi è che dovrebbe misurare queste emissioni? 6 centraline, la cui metà sono con sensori adatti a rilevare l'inquinamento urbano, non sono adatti per valutare l'inquinamento chimico di un'acciaieria. È una cosa gravissima, dice la custode giudiziaria, che rincara anche la dose. Io di controlli ne ho visti pochissimi, insomma, siamo alle solite. Ora, quello che significano questi dati a valle, in studi e in ospedali, rappresentano una realtà
preoccupante. Se tu sei un bambino e nasci nel quartiere Tamburi, hai la possibilità, visto che inali un mix di metalli pesanti, di sviluppare un quoziente intellettivo di 12 punti più basso rispetto a un bambino che vive nei quartieri adiacenti. Se invece vivi, nasci a Taranto e vivi a Taranto da bambino, rischi di sviluppare il 30% di tumori in più rispetto a bambini che vivono da altre parti, il 50% per alcuni tumori invece per gli adulti, sempre a Taranto. Mentre Acciaierie d'Italia dice che rispetta il rispetto dei limiti non deriva dalla bassa produzione come si sospettava, perché avrebbe dovuto produrre da contratto circa 6 milioni di tonnellate, ne produce poco, circa la metà, dice, ma dipende dalla modifica impiantistica a seguito degli interventi realizzati secondo provvedimento del governo del 2017. Però a questo punto ci chiediamo, come fa una fabbrica che produce circa 3 milioni di tonnellate di acciaio a inquinare come quella che ne produce quasi il doppio? Chissà che poi alla fine non siano i 3.500 operai in cassa integrazione a contribuire un pelino a rendere più ecologiche le ciminiere dell'ex Ilva. Insomma, ai tarantini non rimane che il solito ricatto: o malattia o povertà, e a volte una non esclude l'altra. Mentre invece chi ha dato il là a tutta questa vicenda l'abbiamo trovato tra le vie di Milano a passeggiare col suo cagnolino. Signor Riva, salve, buonasera. Sono Luca Bertazzoni, sono un giornalista di Report. Ah, di Report? Sì, come sta? Insomma, ci stiamo occupando meglio, anche peggio della sentenza ambiente svenduto. Insomma, lei ha preso 22 anni, che non sono pochi. Come ha fatto a beccarmi poi? Vabbè, noi siamo bravi. Bravi, sì, no. Questa è mica casa mia. Ho fatto solo i domiciliari. Si è fatto i domiciliari, sì. Sì, sappiamo tutto. Insomma, come è stato quest'anno? Botta, insomma. Beh, botta ne abbiamo presentate tante. Andiamoci, sì. Vieni. Ci abbiamo, possiamo accompagnare nella camminata. L'uomo che passeggia con il barboncino per il centro di Milano è Fabio Riva, proprietario con la sua famiglia dello stabilimento Ilva dal 95 al 2012. In quell'anno parte l'inchiesta ambiente svenduto e viene deciso il sequestro dell'area a caldo dello stabilimento. Il 31 maggio scorso è arrivata la sentenza di primo grado. La Corte di Assise di Taranto condanna Riva Fabio Arturo alla pena di anni 22 di reclusione, Archina Girolamo alla pena di anni 21 e mesi 6 di reclusione. Una sentenza storica che ha portato 300 anni di carcere ai 47 imputati per reati che vanno dal disastro ambientale all'avvelenamento di sostanze alimentari. Dalle carte emerge un sistema che aiutava i Riva a tenere sotto controllo stampa e associazioni ambientaliste. Lo stratega della comunicazione a cui i Riva chiedevano consigli è il responsabile delle relazioni istituzionali dell'Ilva, Girolamo Archinà. Pronto? Archinà? Sì? Sì, ma cosa gli rispondiamo nel comunicato? Non ho capito. Cosa? Lei non è il maestro degli insabbiamenti? Dagli due stoccate. Girolamo Archinà è una sorta di self-made man. Negli anni 70 entra in fabbrica come un operaio e scala le gerarchie industriali dell'azienda, crea una ragnatela di relazioni che permette di neutralizzare o ridimensionare iniziative che avrebbero potuto danneggiare la produzione, quindi il fatturato dell'Ilva. Come il comunicatore Archinà intenda il concetto di libertà di stampa si capisce molto bene in questa telefonata intercettata dalla procura. Io ho sempre sostenuto che bisogna pagare la stampa per tagliargli la lingua. Archinà, buonasera, salve. Sono Luca Bertazzoni, sono un giornalista di Report. Come sta? Volevo sapere, dopo questa condanna, insomma, 21 anni e mezzo nel processo... Ne parli con l'avvocato. Volevo farmi una chiacchiera con quella che è considerata l'eminenza grigia della famiglia Riva. Scusi, no. Siccome abbiamo letto e ascoltato le sue intercettazioni, non si sente dire niente, ma siccome la condanna è molto importante e sono 21 anni e mezzo, sono tanti. Niente, arrivederci. Le domande non sono mai piaciute ad Archinà, né ora né quando venivano rivolte alla famiglia Riva. Sono false le voci di morti di tumore. Ah, ecco, ce le siamo inventate. Ve li siete inventati. Filma. Ingegnere, mi dia il microfono.
democraticamente e civilmente. Ho detto che a Taranto ci sono morti per tumore. Si mette da... Dottor Archina, mi faccia parlare. L'immagine di Archina che strappa il microfono al giornalista arriva fino a Roma, dove in quei giorni si trova l'allora governatore della regione Puglia, Nichi Vendola. Sono molto colpito da una scena che ho appena visto ora. È uno splendido scatto felino. Non potevo riprendermi ora perché ho visto una scena fantastica. La cosa che ha prodotto la mia risata è ovviamente nulla che ha a che fare col contesto del cancro, molto che ha a che fare col contesto neoservile di Archina nei confronti del suo padrone. Nel processo Ambiente Svenduto, Vendola viene condannato a 3 anni e mezzo per concussione. Avrebbe esercitato pressioni sul direttore dell'ARPA, Giorgio Assennato, per ammorbidire le sue posizioni nei confronti dell'ILVA. Mettiamo subito in agenda un incontro con l'ingegnere Archina, no? State tranquilli, non è che mi sono scordato. A prescindere da tutti i procedimenti, le cose, le iniziative, l'ILVA è una realtà produttiva. Lo so, non possiamo rinunciare, dobbiamo vederci, dobbiamo ridare garanzie. Poi volevo dirglielo perché poteva chiamare Riva e dirgli che il presidente non si è defilato. Il tema della telefonata per me sono 705 posti di lavoro a rischio licenziamento. Non avevo la forza né il diritto di chiudere una grande fabbrica. Se io mi mettevo, diciamo così, a fare l'urlatore, prendevo gli applausi e non mi trovavo in nessun problema, ma un atteggiamento demagogico avrebbe potuto avere come risultato il cumulo di 2 sciagure, il cancro e la povertà. In quei giorni la famiglia Riva aveva un problema. A seguito dei ripetuti sforamenti dei limiti di inquinamento, il direttore dell'ARPA, Assennato, propone di diminuire la produzione di ILVA nei giorni particolarmente ventosi, i cosiddetti wind days. Questo avrebbe comportato, se fosse stato effettuato, una gestione abbastanza risolutiva del problema dell'inquinamento da benzapene. Il giorno fondamentale è il 15 luglio 2010, cosa succede? La giornata inizia alla regione con un incontro tra i vertici della regione, quindi Nichi Vendola, e la famiglia Riva. A questo incontro però non partecipa Giorgio Assennato, che era l'uomo che aveva in qualche modo messo l'ILVA con le spalle al muro. In quell'incontro decidono di optare per quello che si chiama monitoraggio diagnostico. E viene poi subito dopo raccontato, urbi e torbi, con una conferenza stampa convocata d'urgenza, a cui però non partecipa Giorgio Assennato. Secondo l'accusa, quella era la prova della concussione, delle pressioni fatte da Vendola su spinta dei Riva per ammorbidire la linea di ARPA. Anche l'ex direttore dell'ARPA, Giorgio Assennato, è stato condannato a 2 anni perché avrebbe taciuto delle pressioni esercitate dal presidente Vendola. Da una parte lei nega le pressioni di Vendola, poi va dal giudice e dice: la Regione Puglia ha scelto di non seguire le nostre misure contro l'inquinamento. È come se l'autorità politica, avendo un vaccino in mano, rinunciasse ad usarlo per contenere un'epidemia. Non è un'accusa, è un dato di fatto. Ora, dopodiché... Però mi sta dicendo che la Regione Puglia ha sbagliato. Ha sbagliato, ha fatto un errore politico. Ora, se questo errore politico poi possa essere anche considerato penalmente rilevante, non lo chiedo a me. Su che cosa non ho seguito le sue indicazioni? Sul discorso della riduzione della produzione dell'ILVA. Ma no. Questo lo vedo. Ma quando? In che occasione? Discutendo di che cosa? Queste sono... È proprio dopo l'incontro con lui. Ma io con lui ho mai discusso di questo. Negli anni in cui io mi occupo di queste cose, il ministro dell'Ambiente è il capo dei Verdi, ma non hanno aperto loro la strada all'ambientalizzazione dell'ILVA. Questa strada è stata imperfetta? Noi ci abbiamo provato. Anche a Roma si gioca una partita fondamentale per la famiglia Riva. In quel periodo al Ministero dell'Ambiente si discute dell'autorizzazione integrata ambientale che fissa i limiti di inquinamento di Ilva. L'avvocato Perli, rappresentante del gruppo, comunica a Riva che le cose stanno andando bene. La commissione ha accettato 85-90% delle nostre osservazioni. La visita si impone per questo 10%, però mi ha detto che è tutto sotto controllo. Rispetto alla pagina 25-26 del formato della Senato. Poi ho parlato di 2 casi di tumore in più all'anno. Disastro ambientale per quello che secondo appunto questa sentenza avete combinato dal 95 al 2012 a Taranto. Taranto.
Se lo ricorda Taranto, insomma. Un po', non è che ci andava molto. Non è che ci andava molto, però. Sono l'unico a ricordarsi. Sì, tante persone. Sono anche i concorrenti di le altre serie europee. Eh sì, ci avete fatto un po' di soldi, diciamo, a Taranto. No. Però se lo ricordano anche i tarantini, diciamo. Ne abbiamo messi dentro tanti. Ne avete messi dentro tanti, ma ne avete fatti anche tanti, giusto? Sono rimasti tutti là. Andiamo. Sono rimasti lì. Certo. Poi verranno sequestrati. Ma sì, no, ne abbiamo dati. 8 miliardi, non sono pochi. Sì, no, 8 miliardi poi la Cassazione li ha... li ha tolti, no? Alla luce di questa sentenza, voglio chiedere se ha qualcosa da rimproverarsi, visto che si parla di disastro ambientale, di avvelenamento di sostanze alimentari. Ci sono i gradi di giudizio. Ah, certo, siamo garantisti. Ma il primo grado lo decide il giudice, no? È andato sul pesante il giudice, perché sono certo. 22 anni. Andiamo. No. Eh sì. Per cui, per questo le chiedevo se ha qualcosa da rimproverarsi, visto che si parla di disastro qualcosa ambientale. Rimproverarsi nella vita. Un disastro ambientale. Cosa vuole rimproverarsi? No. Cioè, per lei la gestione di quegli anni all'Ilva è stata tutta regolare? Sono pazzi i giudici che le hanno dato 22 anni? Ma veda lei, non so. No, volevo capire la sua. Lei, si è preso questa saluto, condanna. Saluto. Arrivederci, grazie. Buonasera, buon lavoro. Negli stessi giorni in cui ho incontrato Fabio Riva nel centro di Milano, in Puglia si votava per le amministrative e l'ingegner Salvatore De Felice, per 10 anni capo dell'area Altiforni Ilva, è capolista del PD alle elezioni comunali di San Giorgio Ionico, un piccolo paese vicino Taranto. L'hanno candidata come capolista del Partito Democratico nonostante la sua condanna da 17 anni nel processo Ambiente Svenduto. Ho capito, io mi sono autosospeso dal partito per togliere tutte le castagne dal fuoco, per non mettere il partito, per salvaguardare la mia persona, l'immagine del partito. Comunque bisogna essere sempre garantisti al di là del... No, certo, però si parla di un'opportunità politica e morale, no? Dopo una condanna così pesante. Mi piace, saluti. Va buona bene. Giornata. Buona fortuna per le elezioni. Buona giornata. Gli auguri di Luca gli hanno portato bene, perché l'ingegnere De Felice, condannato a 17 anni e che aveva gestito per oltre un decennio gli altiforni dell'ex Ilva, insomma, è stato eletto col massimo delle preferenze, grazie anche alla lista in cui si è presentato al partito che l'ha supportato, che è il PD. Solo che il PD poi ha cercato di metterci una pezza, solo che è stata peggio del buco. Ha detto: guardate che questa della candidatura di De Felice è una decisione che l'ha presa esclusivamente il circolo locale, quello di San Giorgio Ionico. Solo che poi De Felice che cosa ha fatto? De Felice, una volta che è andato in consiglio comunale, è seduto lì, si è autosospeso dal partito. Poi c'è invece chi risponde a Nichi Vendola, che aveva accusato i Verdi di essere al Ministero dell'Ambiente quando è successa la catastrofe ambientale dell'Ilva. Risponde il portavoce Angelo Bonelli, il quale dice: ricordiamo che i Verdi al processo ambiente svenduto sono stati parte civile e che quel processo si è aperto anche grazie alle nostre denunce. A Taranto la legge regionale sulla diossina, continua Bonelli, è stata disapplicata e non si è finanziata alcuna indagine epidemiologica. La Regione Puglia nel 2011 diede parere favorevole all'autorizzazione integrata ambientale che alzava i valori dei macro inquinanti, portava la produzione dell'acciaio a 15 milioni di tonnellate l'anno, continuando a bruciare petcoke nonostante il NOE dei carabinieri avesse informato la regione delle gravi irregolarità che avvenivano all'interno dell'acciaieria. Ecco, questo, ovviamente tutto questo riguardava il passato, ma per il futuro? Sono 2 anni che a tipi come me non arriva un accredito in banca della Iris, 2 anni. E mi chiami, rientro, dobbiamo avere spirito d'azienda, l'abbiamo avuto, dovete fare lo straordinario, l'abbiamo fatto, dovete venire a lavorare con i vostri soldi, io sicuramente non vi pago perché i soldi non ne ho, però se non venite è colpa vostra che l'azienda chiude. Bentornati, allora stiamo parlando dell'acciaieria più grande d'Europa, l'ex Ilva, quale sarà il suo futuro? Intanto c'è un dovere, quello di far uscire Taranto e i suoi cittadini da un ricatto costante, povertà o malattia o se volete diritto al lavoro o diritto alla
salute. Ecco, Acciaierie d'Italia sono strategiche per il paese, sono strategiche per i 3.500 cassa integrati, per tutto l'indotto dei fornitori che fino ad oggi ha tirato la cinghia. Bene, siccome c'è entrato ad aprile un po' di Stato e l'intenzione è quella che lo Stato entri sempre di più a maggio del 2022, quindi noi tutti entreremo dentro la produzione dell'acciaio, insomma la domanda è: ma in che stato è questa società? Abbiamo provato a fare una due diligence. Sono i segmenti della colata continua. Sì. Arrivano così. I rulli vengono completamente smontati, scaricati e ricaricati. Ok. Lavorati su quella macchina lì, sabbiati, verniciati, consegnati. E quindi come nuovi poi li riportate? Come nuovi poi li portiamo dentro. Questa azienda, ai tempi in cui Ilva lavorava, fatturava anche 13 milioni di euro. Questa volta ha dimezzato. Voi lavorate prevalentemente con Acciaierie d'Italia, sì. Iris è una fabbrica che si occupa della manutenzione dei macchinari di Acciaierie d'Italia. Quando lo stabilimento dell'ex Ilva riduce la produzione di acciaio, a soffrire sono tutte le aziende dell'indotto. Quanto acciaio produce Acciaierie d'Italia? 3 milioni e mezzo di tonnellate annue. E quanto ne potrebbe produrre di acciaio? Ai fasti dell'epoca Riva era arrivata a picchi anche di circa 10 milioni di tonnellate. C'è una domanda tale di acciaio che consentirebbe davvero di rendere Acciaierie d'Italia una macchina per fare soldi. Allo stesso tempo si continua ad assistere a questa condizione di migliaia di persone in cassa integrazione e intanto tutti fanno un sacco di soldi nella siderurgia italiana ed europea. Tutti tranne Acciaierie d'Italia, che tiene 3.500 operai in cassa integrazione da fine settembre fino al prossimo gennaio e produce la metà di quel che potrebbe. In 2 anni ha perso 1 miliardo di euro. In 2 anni. E perché in un momento in cui c'è un aumento esponenziale dei prezzi dell'acciaio l'ex Ilva sta perdendo? Perché guardando i bilanci è molto semplice, i costi sono più alti dei ricavi. Se allarghiamo il campo e guardiamo in generale il gruppo Mittal, com'è la situazione? È controllato per poco più del 35% dalla famiglia Mittal, come sempre tramite i trust nelle isole del canale, insomma tutto il cinema che sappiamo, per non pagare imposte sostanzialmente. Tutte le loro holding sono in Lussemburgo e il gruppo ammonta a oltre 500 società. La nostra italiana sta nel filone delle società che perdono. Poi c'è un filone di società che guadagnano, ma mica poco. Quanto guadagnano? 3 miliardi di euro hanno guadagnato l'anno scorso. Le industrie europee hanno bisogno di più acciaio di quel che si produce e per questo il suo prezzo cresce. Se ArcelorMittal aumentasse la produzione dell'ex Ilva, rischierebbe quindi di far diminuire il prezzo della materia che vende. Dare in affitto al più grande produttore d'acciaio europeo la più grande acciaieria era tutto sbagliato. Se tu vuoi salvare la fabbrica, la dai a un concorrente che per esempio non è presente sul territorio europeo e apri una possibilità di mercato che rafforzi la fabbrica stessa. Il 10 dicembre scorso il governo Conte firma un accordo con ArcelorMittal. Lo Stato diventa socio della multinazionale investendo una prima tranche di 400 milioni di euro. Prima di metterci i soldi, Invitalia commissiona un'indagine sui conti dell'acciaieria gestita da Mittal, una grossa società. Che cosa dicono questi revisori? La revisione dice: non ho potuto fare l'analisi perché non ho mandato le carte. No? E allora perché gli dai i soldi se non c'è l'analisi? In ogni caso i revisori hanno segnalato con evidenza una particolarità, e cioè che i costi arrivano tutti da società del gruppo e anche i ricavi, una buona parte, vanno verso società del gruppo, ma specificano i revisori che non sanno dire se i prezzi di acquisto delle materie prime sono di mercato oppure no.
Una cosa però i revisori l'hanno individuata: 450 milioni di euro sarebbero il saldo positivo per le società del gruppo ArcelorMittal e pagate dall'Ilva di Taranto nel solo 2019, anno in cui l'acciaieria perde 865 milioni di euro, anno in cui i fornitori hanno dovuto tirare la cinghia al massimo. Sono due anni che a tipi come me non arriva un accredito in banca della Igris, due anni, e mi chiami, rientro, dobbiamo avere spinta dall'azienda, l'abbiamo avuto. Dovete fare lo straordinario, abbiamo fatto. Dovete venire a lavorare con i vostri soldi. Io sicuramente non vi pago perché i soldi non ne ho. Però se non venite è colpa vostra che l'azienda ha chiuso. Noi non sappiamo più cosa fare. Non riusciamo neanche più a vivere perché non abbiamo i soldi, è quello il problema. Ci sono là dentro altre forse 10, 15, 20, 100 aziende che stanno nelle stesse condizioni, ancora peggio della Iris. Ma a monte c'è il problema. Cioè il problema non è la Iris, il problema è Mittal che non paga. Quanti crediti avete rispetto a questo Italia? Momento intorno agli 800-900 mila euro. Ho chiesto insomma una puntualità nei pagamenti. E la risposta qual è stata? Non c'è stata, di fatto la risposta è il mancato invito a legare che non mi vedono più nell'elenco dei fornitori. Perché a me hanno parlato di una specie di blacklist, no? Ogni tanto sento parlare di un K, una sorta di codice che viene assegnato a delle aziende quando ci sono dei problemi. Un'azienda come la sua, che è medio-grande, possiamo dirlo? Riesce a sopravvivere anche senza pagamenti di Acciaierie d'Italia? No. Tre giorni dopo l'incontro, la proprietaria di Iris ci diffida dal mandare in onda l'intervista. Sostiene di essere stata pagata da Acciaierie d'Italia, ma a confermarci l'esistenza di una blacklist di aziende sgradite alla proprietà è l'amministratore delegato di una delle più grandi fabbriche dell'indotto. Le aziende piccole hanno paura di perdere il lavoro e quindi stanno lì a soffrire e non vengono pagate. Le aziende grandi si ribellano, fanno azioni giudiziarie, vengono messe in blacklist, vanno in causa. Tu vuoi che io ti pago? Bene, dopo due anni ora ti comincio a pagare, ma non ti ordino più niente. Io ho lavoro fino al fine novembre, poi due stabilimenti su quattro a dicembre non hanno più lavoro, due stabilimenti su quattro ridurranno il lavoro di tre quarti. Nonostante le perdite miliardarie e i gravi ritardi nei pagamenti dei fornitori evidenziati dal report KPMG, lo Stato considera l'ex Ilva strategica e ne prenderà il controllo a maggio del 2022, investendo altri 680 milioni di euro. Buongiorno. Buongiorno Ministro. Buongiorno. Luca Bertazzoni di Report. Una domanda sola. Lei ha parlato dell'importanza dell'industria nazionale dell'acciaio. Voglio capire il ruolo dello Stato dentro Acciaierie d'Italia, oltre a metterci un sacco di soldi, qual è? Perché questa società ha perso 1,1 miliardi milioni di euro in due anni, c'ha 3.500 lavoratori in cassa integrazione. Lo Stato è entrato esattamente tre mesi fa e quindi speriamo che cambino le cose. Però il mercato dell'acciaio è buono e l'azienda perde, Ministro. Bisogna guardare avanti, non indietro. Speriamo di non perdere. L'Italia di fatto ha perso un altro miliardo di euro perché i 400 che ha dato sono già stati bruciati dalle perdite e se continua a perdere bruceranno anche gli altri 600. Ha senso avere un'acciaieria di Stato? Se ha senso la gestisca lo Stato. Il governo ha individuato quella fabbrica per legge come una fabbrica strategica. Per lei lo è o no? La fabbrica in sé per sé assicura solo una piccola parte del consumo di acciaio che serve all'Italia, quindi il resto ce lo dobbiamo comunque procurare. Una bambina si ammala improvvisamente e la mamma ha un dubbio atroce. La causa potrebbero essere le emissioni di una fabbrica a pochi passi da casa. Questo lo spot della fiction Svegliati amore mio. Riccardo Cristello, operaio di Acciaierie d'Italia, è stato licenziato per aver condiviso un post che invitava alla visione della fiction. Non era mai stata mia intenzione andare a colpire o dire siete voi, siamo noi, cioè, era solo per pubblicizzare questa fiction, perché quando ho letto i bambini e quant'altro a me personalmente mi ha toccato. Ti licenziano, fai ricorso e lo vinci. Sì, io stavo impazzendo in quel periodo. Perché stai impazzendo, te lo posso chiedere? Non posso dirti, scusami ma non l'abbiamo ancora somatizzata questa cosa. È perché? C'ho due figli, c'ho una moglie. Pensi al loro futuro, pensi a te, cosa potrà succedere.
Riccardo Cristello ha vinto la sua causa, è stato reintegrato, evviva, solo che Acciaierie d'Italia hanno fatto ricorso, la palla è al tribunale. Ora bisognerà però capire qual è il futuro delle acciaierie, di un'azienda così strategica per l'Italia. Il ministro dello sviluppo economico Giorgetti ci ha scritto: dipende dal piano industriale che è affidato al CDA di Acciaierie d'Italia, se ne sta occupando in prima persona Franco Bernabè. Insomma, però per quello che ci risulta il piano industriale dovrebbe essere approvato entro dicembre, se poi passerà anche la valutazione di impatto ambientale e supererà il consenso, l'accordo con i sindacati, lo Stato potrà controllare le acciaierie investendo insieme al privato Arcelor. Insomma, l'unica questione vera, grande, che rimane è far convivere la produzione dell'acciaio con il diritto alla salute. Ecco, di questo ne avevano già parlato in tanti, a partire dal 2012 l'aveva detto già il Presidente del Consiglio Mario Monti: in Italia non ci può essere la drammatica alternativa tra lavorare e vivere. Era il 1° dicembre 2012, poi Corrado Passera nel gennaio del 2013: se l'Ilva chiude non ci sarà né risanamento né lavoro. Poi il 7 settembre del 2018 il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio: sono stati ottenuti miglioramenti sia sul piano occupazionale che su quello ambientale. E segue il giorno dopo il premier Giuseppe Conte che dice: abbiamo migliorato incredibilmente il livello occupazionale, abbiamo migliorato anche il piano ambientale. Insomma, come siamo ridotti a Taranto l'abbiamo visto, per il futuro non rimane che...